una breve presentazione, perché poi tu parlerai molto oggi, quindi insomma ci farai capire, perché il pregio di questo libro è che è un libro molto pratico, cioè ci sono tanti consigli, tante dritte per scrivere fumetti, non solo, anche per disegnare, perché poi tu parli anche del mestiere del disegnatore. E tre disegnatori ti circondano, quindi potrebbe pure finire in rissa. Ora vediamo insomma come va a finire. No. Il più anziano, quello è anziano, per fortuna, se no. Allora partiamo. Gesti volgari, insomma, vedo qua. Partiamo da Massimo Rotundo, allora. Massimo Rotundo, ciao Massimo, accanto a te c'è Stefano Caselli e qui c'è Emiliano Panzillo. Rappresentano un po' varie tipologie di disegno, uniti naturalmente dall'esperienza della Scuola Romana dei Fumetti, però naturalmente Massimo Rotundo, tantissime pubblicazioni tra Italia, Francia, insomma naturalmente non stiamo qui ad elencarle. Stefano Caselli, Marvel, ora impegnato su Iron Man, ma già su Avengers e Spider-Man. Emiliano Panzillo, Dylan Dog, ma anche illustratore, quindi anche altre esperienze di cui ci parlerà. Stefano, allora, partiamo da un punto fondamentale del tuo libro, il foglio bianco, perché tu da sceneggiatore ti trovi davanti a un foglio bianco e lì tu dici partono i perché, in che senso? Allora, è quello che coloro che parlano bene chiamano il problema dell'incipit, dell'incomincio, come inizio, ho il foglio bianco o più verosimilmente oggi ho lo schermo bianco del computer, che poi bianco non è. Per cui che succede? Tu ti alzi la mattina, devi scrivere una storia, intanto vai su Facebook, poi ti guardi due notizie, poi guardi come sarà il tempo anche se non devi uscire, rispondi alle mail, c'hai il foglio Word bianco e non sai che fare. Allora io dico, guardate, un modo c'è per sporcare quel foglio, perché poi una volta che l'hai sporcato qualcosa succede, e il modo è appunto quello di fare una sorta di gioco dei perché. Ma andiamo prima. Nel momento in cui a te non viene nemmeno uno straccio d'idea, ma sai che devi pagare la luce, il telefono, il gas e quant'altro, e che quindi un'idea ti deve venire, puoi usare diverse tecniche. Tra l'altro, scusate, ti interrompo, in effetti, io dicevo il libro è molto pratico, ma anche molto crudo, cioè ci sono degli spaccati di umanità dello sceneggiatore, insomma, che... Perché mi ero ispirato al manuale delle giovani marmotte, ma mi sembrava un target basso, e allora ho detto facciamo un manuale con qualche ruvidezza in più, capito? No, la questione è che quindi tu che puoi fare per farti venire un'idea? Premesso che non c'hai soldi, quindi che l'uso delle droghe ti piacerebbe puro, ma non te le puoi permettere, premesso che non fai yoga, non ti metti lì così, esci e ti fai una passeggiata. Ora, facendo una passeggiata, ciascuno di noi può avere la fortuna di vedere qualcosa che colpisce la sua immaginazione. La nostra memoria è selettiva, quindi quando torniamo a casa ricorderemo una o due cose, no? E io faccio sempre questo esempio a lezione a scuola, che è: una volta finita lezione verso le 8 di sera esco, vado verso casa e vedo a Piazzale Flaminio, era una sera di pioggia, un ragazzo che piangeva. Vabbè, chi se ne frega, problemi suoi, vado a casa. E però poi invece questa immagine, questo ragazzo 18-20 anni che piangeva disperato a Piazzale Flaminio mi aveva colpito, per cui scrivo sul computer ragazzo che piange, foglio sporcato, gioco dei perché. Perché sto ragazzo piange? E dopo dai tutte le risposte che vuoi. Da qui insomma parte tutto, poi naturalmente in questo libro tu racconti le varie fasi, il soggetto, la sceneggiatura, fino ad arrivare appunto al disegno, allo studio del personaggio, di cui chiederemo conto ai nostri amici disegnatori. Volevo dire che in questo manuale, pubblicato da Dino Audino, è molto pratico, come dicevo, ci sono molti consigli, però tu dai anche quei tre riferimenti teorici molto utili, cioè senza, diciamo, andare troppo sull'accademico, però tu citi tre autori proprio all'inizio, che sono Umberto Eco di Apocalittici Integrati, Will Eisner e Scott McCloud, che sono quelle tre letture a livello di teoria del fumetto, e quindi Eisner e Scott McCloud dal punto di vista di teorici del fumetto, non solo di autori, che sono in realtà molto utili, non tanto per, sì, anche per conoscenza di tutti gli appassionati, ma anche perché poi i fumetti li deve fare. Soprattutto per chi li deve fare, perché poi il problema è che il fumetto ha un linguaggio specifico, molto tipico, e spesse volte sono ormai, lo dico con
raccapriccio, più o meno 25 anni che esiste la Scuola Romana dei Fumetti e che faccio lezioni di sceneggiatura alla Scuola Romana dei Fumetti, e spesse volte chi approccia un corso di sceneggiatura per fumetti lo fa A, con un po' di spocchia, B, con l'idea che avrebbe voluto scrivere un romanzo ma non gliel'hanno pubblicato, C, voleva fare un film e ci è riuscito, ci proviamo con sta cazzata che sono i fumetti. Ora, lo saranno anche, ma hanno un loro linguaggio specifico che se non comprendi e non capisci poi risulta un po' complicato. Allora, qualche letturina teorica come Umberto Eco, lettura sicuramente altissima, ma anche Will Eisner e Scott McCloud servono, perché poi esiste una pratica, una prassi. A me fa tanto ridere quando si parla o sento dire corso di scrittura creativa, e se no si chiama dettato, cioè per forza che c'è la creatività, quella diamola per scontato, adesso andiamo a vedere la tecnica, anche perché il problema vero dello sceneggiatore è che deve riuscire a far realizzare quello che aveva in mente a un disegnatore, e sti due mondi spesso possono non comunicare, e perché un mondo è quello della cultura, lo sto facendo uso e consumo, dell'intelligenza eccetera, e l'altro è il mondo primitivo dell'istinto, della pittura rupestre. Quindi riuscire in qualché maniera, ora infatti diamo la parola ai disegnatori che si esprimeranno con suoni gutturali che noi provvederemo comunque a tradurre in modo che siano comprensibili. Cioè, proprio l'interprete come con l'isse. Partiamo da Massimo Rotondo, brucerai dopo il libro di Stefano. Allora, intanto davvero questo rapporto tra sceneggiatore e disegnatore, intanto un disegnatore che cosa vuole da una sceneggiatura? Allora, di solito la comunione tra sceneggiatore e disegnatore è anche un po' casuale, perché il disegnatore tende sempre a cercare uno sceneggiatore che gli scrive le cose che sa disegnare meglio, oppure se le scrive da solo. Quindi spesso io ho fatto degli incontri che sono stati fortunati oppure no. Quindi io credo che il disegnatore deve essere un po' al servizio dello sceneggiatore, ma lo sceneggiatore deve essere aperto e capire quanto sia autorevole il disegno, e in questo modo valorizzare anche la sua storia. Allora, io conosco Stefano da più di 30 anni, siamo amici, eccetera. Io credo che lui sia un filosofo prestato al fumetto, nel senso che, vabbè, a parte il fatto che c'è proprio un capitolo dove lui cita Platone, eccetera, e in effetti è anche laureato in filosofia, se non sbaglio, ed è una persona che ama come me le contaminazioni, nel senso che per esempio facciamo delle lezioni insieme al corso di sceneggiatura, dove lui ovviamente poi traduce quello che dico, perché noi disegnatori parliamo con dei versi culturali, e in questo contesto ci mettiamo dentro il teatro, il cinema, la pittura, sperando che questa cosa arricchisca anche i nostri allievi, perché non basta più saper conoscere solo il mestiere del fumettista o il mestiere dell'illustratore o il mestiere dell'animatore, perché ormai l'immagine in senso globale è diventata molto più sofisticata, e insieme a Stefano abbiamo cercato di, con molta fatica, perché il fumetto rimane sempre diciamo un medium popolare, quindi difficilissimo, cioè devi mediare le cose che piacciono a te e farle arrivare al pubblico, specialmente per chi scrive. Quindi insieme a lui abbiamo cercato anche di inserire elementi che possono servire a livello culturale, tra virgolette, e anche per arricchire il mondo iconografico del fumetto, portando la nostra esperienza, eccetera. Quindi in questo caso ho fatto un incontro fortunato. Abbiamo scritto insieme qualche cosa nei fumetti, ma molte cose nei cartoni animati, quindi spero di non lavorare più con lui, no, di lavorare con lui, e il libro è anche molto bello. E
tra l'altro hai toccato un altro tema ben trattato nel libro, che è quello appunto delle contaminazioni con altri linguaggi, magari tra poco ne parliamo. Prima volevo coinvolgere anche Emiliano Tanzillo, perché una delle fasi di cui tu parli nel libro, una volta esauriti tutti i problemi del soggetto e della sceneggiatura, è quando la palla passa al disegnatore e quindi comincia lo studio del personaggio, il cosiddetto studio del personaggio. Allora volevo chiedere di raccontarci com'è andata a lui nel caso di Dylan Dog, cioè che vuol dire studio del personaggio e cosa si fa. Sì, diciamo che questa è la prima fase dalla lettura della sceneggiatura. Si fa sempre per continuare un parallelo con per esempio il cinema, una specie di casting con tutti i personaggi presenti nella storia. Prima di Dylan Dog, prima di affrontare Dylan Dog, avevo sempre fatto questa fase con una grande libertà, nel senso che erano sempre personaggi che erano editi per la prima volta, e questa è una situazione che magari, se da una parte può spiazzare e spaventare, da un'altra ti garantisce un raggio d'azione ampio. Con Dylan Dog c'è stata la differenza grande di misurarsi con un personaggio, ovviamente che ha una trentina d'anni di storie sulle spalle e tutto ciò che ne consegue, diciamo, di lettori, 30 anni di lettori che insomma devono essere in qualche modo pronti ad accettare la tua versione di Dylan Dog, che ha una peculiarità rispetto ad altri personaggi. Viene l'esempio di Diabolik, che più o meno richiede una grande coerenza stilistica come serie ai vari disegnatori. Su Dylan Dog c'è invece un grande margine di interpretazione lasciato dall'editore Bonelli ai vari disegnatori. Quindi ho dovuto chiaramente andare per tentativi e cercare il mio Dylan, che è una cosa che ha richiesto tempo prima dell'inizio del vero e proprio lavoro sulle tavole del fumetto. E percorso che sto ancora continuando a portare avanti. In realtà al terzo volume credo di aver trovato, cioè sto realizzando il mio terzo albo, e adesso credo di avere ancora più solido e chiaro io stesso quello che è il mio Dylan Dog. Spero che le lettori se ne accorgeranno, insomma, che è uscito fuori adesso. Sul volume di Stefano in realtà trovate degli studi dei personaggi oltre a delle tavole, che però fanno riferimento ad Abissinia, che è un volume Bonelli, che è stata la mia prima cosa stampata con questo editore, e dove invece, ritorniamo alla situazione di prima, ho potuto inventare i miei protagonisti, quindi era una situazione per me piacevole, perché vengo da quello. Ecco, tra l'altro appunto nel libro ci sono molti esempi, anche ci sono pagine di sceneggiatura, quindi ci sono anche degli esempi concreti di quello che poi Stefano vi racconta. A proposito di studio, Stefano, no? Dicevamo prima ad esempio Umberto Eco, chiaramente Apocalittici Integrati, lui negli anni 60 ha analizzato una tavola di Steve Canyon, no? Di Milton Caniff, smontandola praticamente, no? E raccontando che cos'era il linguaggio fumetto. Non è un gioco puramente teorico, perché tra i consigli che tu dai al futuro sceneggiatore c'è anche proprio quello di smontare, leggere fumetti e smontarli, quindi nel senso di analizzarne e capirne le strutture, giusto? Guarda, è assolutamente fondamentale smontare le trame altrui, tanto di storie originali non ne scriverai, di idee geniali non ne avrai, ma non perché siamo pessimisti, ma perché siamo nel 2017, quante persone hanno pensato trame, storie, eccetera. Ma quello che puoi fare è rimodulare delle strutture narrative. Insomma, esiste l'architettura, esiste l'ingegneria. La struttura rimane quella, ma nel momento in cui cambi l'architettura, l'edificio è nuovo, è più moderno, è diverso, è più affascinante, è più accattivante. Quindi smontare la struttura narrativa significa andare a capire. Allora faccio un esempio pratico, la struttura di una storia d'amore: lei e lui si vogliono sposare e c'è uno che li fa sposare, e questo vale sempre da Piramo e Tisbe a Romeo e Giulietta ai Promessi Sposi. Questa struttura narrativa, nel momento in cui la smonti, e adesso sto semplificando, poi puoi ricostruirla in altre epoche, in altri ambienti, pure in un fumetto umoristico, due topi si vogliono sposare e il gatto con gli stivali non vuole, cioè in ogni caso riesce a ricostruire delle cose. Quindi sì, è esattamente questo. Secondo me tutto deve avere, per chi vuol fare
i fumetti un fine pratico, perché poi la teoria giustamente attiene al critico e noi non siamo dei critici, cioè non è interessante capire quello che ti piace o quello che non ti piace, perché questo attiene al tuo gusto personale, ma quello che funziona, quello che piace al pubblico, perché fare fumetti significa comunicare. E personalmente ho sempre ritenuto nessuno di noi ha nulla di così interessante da dire mai. Il problema è come lo dice. Il problema è il mio problema ora è farmi ascoltare da voi, il mio problema quando scrivo è farmi leggere da voi. Ma non è che voi dovete leggere quello che io scrivo perché chissà che cavolo ho scritto. Se va noia, lo buttate. Altro consiglio che dai su questa linea è anche quello di attingere ad altri linguaggi, cioè andarsi a vedere i film del genere di cui tu vuoi scrivere. Ci fai un esempio concreto? Perché so, tu quando hai cominciato a scrivere Martin Mister, ad esempio, che hai fatto? Meno male, perché io in realtà, no, ti ringrazio della domanda, perché io in realtà ho cominciato con i fumetti porno e sarebbe stato imbarazzante. Però ho saltato, diciamo, quella parte di carriera. Naturalmente. Per quanto sì, la documentazione era sicuramente più stimolante per quanto riguarda Martin Mister, guardate, sui personaggi invece che esistono, come i personaggi Bonelli, e che esistono magari da più di 50 anni, 30 anni, 40 anni, in realtà sono anche un po' autoreferenziali, cioè per poterli scrivere li devi leggere, te li devi leggere tutti, te li devi buttare giù le strutture narrative delle storie per scoprire quali sono i filoni principali di quella serie. Insomma, ho fatto, dicevo prima che sono laureato in filosofia, lo stesso lavoro che avevo fatto con la critica Raggio Pura e Kant, però con Martin Mister, o poi mi è successo con altri personaggi, smonti quel personaggio e capisci le storie. Lì naturalmente i riferimenti erano Indiana Jones, non me ne voglia Castelli, Piero Angela, ma questo è un altro discorso, perché Martin Mister è un Piero Angela avventuroso, perché è anche un divulgatore scientifico. Stefano Caselli, parliamo di parliamo però su Stefano Caselli vorrei prima dire che non siamo amici e non siamo mai stati amici, perché lui ha contravvenuto alla prima regola di un disegnatore. Praticamente gli avevo chiesto, cioè, senti, fai la copertina col pirata che è un simbolo della scuola ora, no? La prima regola è che quando tu disegni una persona reale la fai diventare fumetto, la fai meglio, la fai. Io mi aspettavo Johnny Depp, che però mi somigliava, non la fai uguale, no? È ma stato onesto, sei. È stato onesto. No. Eccoci Stefano, allora intanto volevo chiederti due cose. La prima riguarda anche nel tuo caso i personaggi, perché tu sì, ti devi confrontare, ti sei confrontato con delle leggende, no? Da Spider-Man agli Avengers ad Iron Man, quindi intanto che hai fatto quando ti sono arrivate queste sceneggiature? Immagino prima naturalmente, quando insomma hai saputo che avresti dovuto disegnare questi personaggi così popolari, cioè ti sei riletto tutta tutte le storie di questi personaggi, hai visto i film, diciamo dove hai attinto? Allora, in realtà logicamente quando hai a che fare con delle leggende, con delle icone, è sempre un po' di responsabilità. Quello che io ho fatto, ho cercato di dare una mia interpretazione, perché sarebbe stato molto facile aprire dei fumetti, vedere sempre, tra virgolette, le solite cose, anche se meravigliose, tant'è che Spider-Man è un costume che funziona benissimo da sempre. Non è cambiato, no? Ci hanno provato ma si ritorna sempre lì perché è perfetto. Quindi io semplicemente faccio sempre, cerco di fare un lavoro di immaginazione, cioè come sarebbe l'uomo ragno se volteggiasse non per Roma ma per una città. E, sapete, il confine tra l'effetto cosplayer e l'effetto supereroe è molto labile. E io ho cercato di immaginare l'uomo ragno come qualcuno che comunque deve avere dei movimenti agili, logicamente, e che deve avere addosso un costume pratico. Io ho fatto un semplice ragionamento che poi è stato un piccolo tocco al costume che con molto piacere ho constatato che anche altri disegnatori hanno ripreso, ovvero quello là di fare le lenti, il bordo delle lenti in rilievo, perché pensavo che quella non è altro che una guarnizione per le lenti, perché dico ma se piove gli entra l'acqua, coraggio, come fa?
E quindi pensavo, dato la, diciamo, all'occhio dell'uomo ragno, la forma dell'occhio dell'uomo ragno, una guarnizione, quindi gli occhi che faccio sono leggermente in rilievo. Che era una cosa che per esempio nel primo Spider-Man non era stata ancora fatta, era leggermente rilievo, e poi invece ho visto che sia altri disegnatori che anche Hollywood questa cosa, poi non so se ti pesa da me oppure no, è stata portata avanti. Comunque l'approccio che ho è quello là di sentirmi comunque a mio agio il personaggio del disegno, cioè comunque sarà un amico, quello mi ricollego anche a quello che dice Emiliano, cioè è un attore che io devo chiamare a recitare nel mio fumetto, perché poi i nostri personaggi funzionano come gli attori, io sono il regista, devo dire dove si deve mettere, come si deve mettere, cosa deve fare e come lo deve fare. E poi l'altra domanda? L'altra domanda te ne faccio un'altra in realtà adesso che mi è venuta in mente, okay, mentre parlavi, sì, e la faccio ai due Stefani, perché in questi casi, cioè quando c'è questa piccola libertà presa, piccola grande libertà insomma presa dal disegnatore, sì, com'è il confronto con lo sceneggiatore, cioè come avviene? Ci allora sta... posso, dico una cosa molto velocemente, in realtà gli sceneggiatori si... c'è un grosso odio da parte dei disegnatori nei confronti degli sceneggiatori solitamente, perché io l'esempio che faccio sempre è vignetta 1, vignetta grande, un esercito di astronavi invade New York. Quanto ci ha messo per scriverla lui e quanto ci metterò io per disegnarla? La fatica non è... Però lui ha pensato, ha letto... Però è sempre il suo di scriverla. È più importante l'architetto o l'operaio per far palazzo? Vabbè, questo è il discorso. C'è un clima disteso, però, vedo. Sì, no, no, ma io e Stefano ci odiamo da anni. No, la realtà che succede è che io ho lavorato con molti sceneggiatori, la difficoltà di un disegnatore è cercare di capire quello che lo sceneggiatore vuole raccontare, trasformarlo in immagini per dare un senso a quello che lui ha pensato. Molte volte gli sceneggiatori non hanno in mente visivamente quello che devono, che noi dobbiamo disegnare, e quindi avviene che ci sono delle cose che non funzionano proprio. A me è capito un esempio tipico, è capitato vignetta, c'è un uomo con la testa schiacciata su un tavolino di cristallo, la telecamera è sotto il tavolino di cristallo, quindi vediamo l'uomo che viene spinto da uno che lo sta per uccidere, e dalle spalle la porta si apre mentre entra la polizia. La riuscite, è indisegnabile questa cosa, non si può disegnare, se la telecamera sta sotto il tavolino io la porta non la posso far vedere. E quindi qui l'intelligentissimo disegnatore, il coltissimo disegnatore, non segue pedissequamente, guarda, lo spiego il termine, non segue pedissequamente quello che lo sceneggiatore ha fatto e risolve un problema, perché lo sceneggiatore scrive, non vede, magari intravede la sequenza, ma poi c'è un disegnatore che deve risolvere la cosa. La parola allo sceneggiatore. Devo dire che quello che dice Stefano è perfettamente vero, nel senso che poi ha usato il termine, il vocabolo giusto, lo sceneggiatore intravede ma non vede, e quindi spesse volte il problema è che altrettanto spesse volte il disegnatore non capisce. Mi è successo, e non una sola volta, c'erano dei dialoghi e a un certo punto, quando la tavola era finita, il dialogo non c'era più, e tu dici, scusa, perché qui non c'è il dialogo? Non c'entrava. Questa è la risposta del disegnatore, il dialogo non c'entrava. Quindi no, scherzi a parte, perché poi invece per uno sceneggiatore, per me, con tutto che lo faccio da tanti anni, è davvero una sorpresa, una meraviglia nel senso pieno del termine, quello di vedersi una storia disegnata, come di vedersela filmata. E contrariamente a quello che possono pensare alcuni sceneggiatori, è davvero, come diceva qualcuno, per scrittore e lettore una merenda a due, nel senso che una storia la crei in due. Ed è molto interessante offrire al disegnatore non delle descrizioni pedisseque, ma piuttosto delle emozioni, degli spunti, per vedere che succede, insomma. Ecco, volevo fare un'ultima domanda a Emiliano, che credo ci debba lasciare, perché ora c'è un incontro proprio in cui lui dovrà parlare
di Dylan Dog, credo, quindi sì, alle 3 deve fare quest'altro incontro. Volevo chiederti questo, siccome poi, come anticipavo prima, alla fine del libro, dopo tante pagine di consigli pratici, Stefano ritorna un po' non tanto sul teorico, ma comunque sul racconto di cos'è il fumetto e quali declinazioni può avere, dedichi un paragrafo molto interessante al rapporto tra fumetto e teatro, cioè reputi il teatro il vero e proprio antenato del fumetto e fai un discorso sul ruolo delle maschere nel teatro e nel fumetto. Io volevo chiedere a Emiliano, a proposito di rapporti con altri linguaggi e altri media, se nel tuo caso, nel tuo lavoro, c'è un dialogo più stretto magari con altre realtà, non so, dal cinema al videogioco ad altri linguaggi. Sì, viene bene il collegamento sempre alla fase del concept, cioè del casting di cui parlavamo prima, perché mi è capitato di realizzare il concept art, che appunto in questo caso era riferito non solo ai personaggi del film in questione, ma anche a tutto ciò che era visivamente presente, quindi il background, cioè gli sfondi e i props, che sono i contenuti, gli oggetti di scena. Quindi se il personaggio interagiva con una bicicletta piuttosto che con una forchetta, la faccia della bicicletta e la faccia della forchetta era compito mio visualizzarla. E, diciamo, questo film è stato Bar Sport, che è tratto dal libro di Stefano Benni, in cui che era un film live action con attori Claudio Bisio, Battistone, però c'erano degli inserti d'animazione che nella versione, nel montaggio finale, sono stati molto più risicati di quello che poi è stato realizzato. Cioè, noi abbiamo realizzato una quantità di scene con Claudio Bruni, che tra l'altro è un altro insegnante di scuola che ha fatto l'aiuto regia per la regia di Laganà, Maurizio Laganà, che mi piace ricordare perché è venuto meno qualche anno fa. E in realtà nel montaggio finale si vede pochissimo di quei 3 mesi intensissimi che è stato il tempo di realizzazione. Insomma, comunque sono ambiti che si toccano anche con altri media, tipo banalmente adesso giochiamo tutti con i videogiochi, anche lì si parte da un disegno. Quindi è un lavoro che è assolutamente esportabile con praticamente tutto ciò di cui fruiamo. Grazie Emiliano. A voi, buona continuazione. Io, sempre su questo tema, volevo il parere di Massimo su una frase del libro di Stefano, che quando parla del rapporto tra fumetti e altri media dice anche in conseguenza a questo rapporto oggi il fumetto è in crisi non tanto commerciale quanto creativa. Volevo sapere se tu la pensi così e che ragioni ti dai. È anche un po' una crisi commerciale, se vogliamo. E il pubblico, per esempio, una volta mi sono trovato con Sparagna, parlo di 15 anni fa, e lui lamentava la mancanza di coraggio degli autori. Cioè, noi dobbiamo trovare il pubblico. Se il pubblico non c'è, perché non scriviamo storie interessanti? È anche vero, però poi alla fine il pubblico che leggeva Frigidaire, le riviste collegate, era 20.000 persone. Quindi in effetti il discorso della creatività è stato un po' diluito dagli altri campi dell'immagine, dai videogiochi, dalla televisione, dal cinema. Adesso io con Sky vedo delle serie televisive che sono bellissime, e quindi mi ricordo che quando ero un ragazzo spesso passavo il sabato a leggere fumetti. Quindi c'è questo elemento, e poi c'è anche il fatto che hanno scritto di tutto. Secondo me la via interessante, che spesso tanti sceneggiatori non frequentano, è quella di unire la simbologia del disegno al testo. Per esempio, Sin City, se non fosse stata disegnata in quella maniera da Frank Miller, avrebbe avuto successo? E spesso gli sceneggiatori, chi scrive, o non è in grado oppure se ne frega. Cioè, il disegno ha un valore simbolico, anche inconscio, che è importante per la storia. Spesso bisogna fare un lavoro in maniera postmoderna per cercare di trovare il
disegno, il colore, le immagini che fanno diventare la storia originale, al di là del soggetto. Perché il fumetto è una cosa estetica e l'estetica è etica. E a me mi sembra che la crisi del fumetto è perché non c'è più estetica. Il character design di un fumetto si fa come un cartone animato, come un film. E invece spesso i sceneggiatori, non dico lui assolutamente, dico in genere alcuni sceneggiatori, chiedono appunto lo spazio per il balloon, che venga rispettata la sceneggiatura. Insieme non si costruisce un'immagine che colpisce lo spettatore. I disegni di Zero Calcare sono belli, i testi fanno ridere, ma i disegni di Zero Calcare accompagnano il testo in maniera meravigliosa. E questo, quando io spesso mi sono trovato a lavorare con sceneggiatori, e sta cosa non funziona. Infatti le cose migliori che poi ho pubblicato, che hanno anche venduto di più, quelle che mi sono scritto da solo in maniera come posso dire, naif, magari non corretta politicamente, con degli errori tecnici, però alla fine quello che è uscito fuori è un qualcosa di originale, a prescindere che, come dice lui, c'è sempre quello che tra moglie e marito non vuole che tipo Don Rodrigo, voglio dire, cioè, è chiaro che le vicende storiche si ripetono. Non so chi diceva che insomma l'Ilia dell'Odissea, l'Ilia dell'Odissea hanno raccontato tutto, e quindi si deve lavorare sull'aspetto iconografico, simbolico, sul disegno che in qualche modo, e sull'immagine che in qualche modo riesca a incuriosire il lettore, che comunque insomma è anche sviato da altri mille video. Okay. Tu Stefano sei d'accordo su questo? Cioè oggi uno dei problemi è che magari c'è meno questo tipo di lavoro sulle immagini. Guarda, assolutamente la penso come Massimo, in maniera identica. Tant'è che a me è capitato alcune volte di rifiutare dei lavori all'interno della Marvel, perché dicevo, guardate che io non sono il disegnatore giusto per questa serie, che percepivo che magari aveva bisogno di toni diversi rispetto ai quali io avrei potuto portare alla serie. Ma se voi ci pensate, questa cosa avviene anche nel cinema, tutto ciò che viene raccontato per immagini ha lo stesso tipo di problema. Immaginate, non so, Dario Argento messo alla regia di Vacanze di Natale, no? Cioè, fa ridere, vedete che vi viene da sorridere, perché vedete che il regista non è il regista giusto per quel tipo di storia, e può capitare che esista un disegnatore non giusto per quel tipo di storia. Quindi magari questo è un problema più, magari, di un editor, di una testata, riuscire a capire questa commistione. Quando poi si creano quelle alchimie perfette tra il sceneggiatore e il disegnatore, che sono perfetti l'uno per l'altro, escono secondo me dei piccoli capolavori. Stefano, abbiamo tempo per un'ultima riflessione. Queste regole, che tu in qualche modo dai, anche se in maniera molto simpatica, leggibile, godibile, però illustri delle regole di fatto, no? Grosso modo sì. Sono, diciamo, delle regole di base per un risultato che può essere, cioè possono essere risultati più diversi. Dico questo perché, ad esempio, c'è chi prova a rompere, no, la forma fumetto in qualsiasi tipo di modo, o autoriale, penso a Chris Ware, no, Building Stories, a lavori, diciamo, a graphic novel particolari. Le regole di base per fare quei prodotti che si distaccano così dal fumetto cosiddetto seriale sono le stesse? Da una parte le regole sono le stesse, e dall'altra sono fondamentali le regole, perché chi fa questo tipo di fumetti le può trasgredire, può ribaltarle. Parliamoci chiaro, un manuale può avere un significato soprattutto per quello che viene definito il fumetto seriale popolare. Riprendendo il discorso che facevano loro, secondo me il problema è più complessivo, è più ampio. C'è una crisi di creatività perché c'è una crisi di mercato, perché il mercato offre solo il prodotto seriale popolare. I 20.000 lettori cui faceva riferimento prima Massimo Rotondo di Comic Art non è che sono morti, è fallita la Comic Art, cioè loro avrebbero anche continuato a leggere quel tipo di prodotto. E il mercato, e quindi una serialità, in Italia siamo quasi in regime di monopolio, no? Nel senso che c'è la Bonelli nel campo del fumetto realistico, c'è la Disney
e adesso Panini nel campo del fumetto umoristico, fine lì, che io dico sempre sono equiparabili alla prima serata di Rai 1 Mediaset. Fanno grandi ascolti, ma certamente non puntano a un prodotto colto, eccetera. E questo da sempre, perché allora io vengo da una generazione che leggeva Comic Art piuttosto che Tex. Oggi Comic Art non c'è più e c'è Tex, che è un ottimo prodotto, è un magnifico prodotto, è un prodotto fatto in maniera eccellente, se no non venderebbe a tutt'oggi le 120.000 copie, ma non è certo il prodotto, come dire, è un prodotto popolare. Allora, Stefano Santarelli, raccontare a fumetti, Dino Audino, editore. Grazie a tutti per essere stati qua, grazie a Massimo Rotundo, grazie a Stefano Caselli. Stefano, però un consiglio, qua vedo tanti ragazzi e ragazze che magari vorrebbero fare lo sceneggiatore di fumetti, prima di salutarli un consiglio glielo devi dare. Ma guarda, è facile facile, scrivete, mandate alla casa editrice, ma non scrivete un soggetto, scrivetene 10, fatevi bocciare tutte 10 e riprovate, perché da quello che vi risponderanno capirete il modo giusto per poterlo, per poterne azzeccare uno. Scrivete, grazie a Stefano Santarelli, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie a Francesco Fasiolo, grazie.